Ben ritrovati, lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicocco di venerdì 22 marzo 2024, testo tratto dal sito nellaparola.it. Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero, e in quel luogo molti credettero in lui. L'espressione finale del Vangelo di oggi sembra fornirci la chiave di lettura migliore. Infatti di Giovanni non si raccontano miracoli e tutto quello che ha tentato di fare è umanamente fallito con la sua morte cruenta ad opera di Erode. Eppure, quello che sembrava essere un fallimento non lo è stato davvero. Tutta la vita di Giovanni ha sempre indicato ciò che contava e paradossalmente anche la sua morte. E forse pensando proprio alla violenza della morte torna in auge il tema fondamentale del Vangelo di oggi. Quando non si hanno più ragioni, allora si sceglie la violenza. Era così ai tempi di Gesù, ed è così anche ai giorni nostri, purtroppo. Sta scritto: i giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio. Per quale di esse mi volete lapidare? Finché la violenza ha a che fare con le pietre, è facilmente riconoscibile. Ma ci sono tantissimi modi di usare la violenza. C'è quella delle parole, ad esempio, o anche quella dei silenzi. Nelle nostre case le parole o i mutismi sono forme di violenza che usiamo quando i nostri dialoghi non riescono ad avere la meglio. Gesù sta tentando di dialogare con i giudei, ma davanti alle evidenze che gli porta, l'unica risposta che riceve è quella della violenza. Sentirsi possessori della verità delle volte ci arma contro gli altri. La prova vera di essere nella verità è la capacità di dialogare sempre e con tutti. E lì dove il mondo protesta, noi dobbiamo poter offrire, invece, il martirio del dialogo, sempre, anche quando sembra inutile, anche quando sembra fallimentare. Perché alla fine non importa se quello che di giusto abbiamo fatto ha portato il risultato sperato. A noi il Signore ha chiesto di testimoniarlo e non di convincere il mondo. Quanto sarebbe bello se il mondo ci riconoscesse come cristiani proprio per la nostra capacità di dialogo. Buona giornata, che Dio sia con tutti voi.